You better watch out, you better not cry, you better not put on telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not put on telling you why. Salve popolo di YouTube! Purtroppo sono Filippo di Altropondo e sto per augurarvi buone feste a modo mio. Sigla! Ok, la mia padrona di casa mi ha obbligato a fare Babbo Natale per i suoi nipotini per così tanto tempo che, come potete vedere, alla fine ci ho preso gusto. Inoltre, mi chiedevo, se non si vuole realizzare il solito video in cui si consigliano regali, cosa che tra l'altro stanno facendo in tanti, come si può affrontare il tema del Natale in un modo non troppo scontato? Alla fine ho pensato, parlerò di Santa Claus, Babbo Natale. Babbo Natale e della sua presenza nei fumetti. Fumetti però un po' particolari. Mi spiego. Non parleremo del Babbo Natale canonico, per intenderci quello che si limita a portare i regali e a mangiare una fetta di panettone. No, parleremo del volto oscuro di Babbo Natale, del suo lato B, quello più dirompente e trasgressivo. La figura di Santa Claus è stata riscritta in chiave pulp un'infinità di volte. Il cinema non è stato avaro di letture che osassero rompere la tradizione con esiti più o meno riusciti. Noi ci limiteremo a parlare del Babbo Natale segreto nei fumetti, anche lì una miniera sterminata, dove cercheremo di individuare le gemme più preziose. Iniziamo parlando di The Last Christmas, l'ultimo Natale, miniserie in 5 episodi prodotta dalla Image Comics nel 2006 e non vorrei sparare cazzate, ma credo che in Italia non sia mai stata pubblicata. Una saga a fumetti con protagonista Babbo Natale, scritta da Jerry Duggan, uno degli autori più popolari di Deadpool, a quattro mani con Brian Posehn e disegnata da Rick Remender. Racconto natalizio un po' particolare, dove incontriamo un Santa Claus decisamente non convenzionale. Il racconto inizia con Gary, il pupazzo di neve, che ci descrive il Natale al tempo della fine del mondo. L'umanità ha continuato a farsi guerra fino a scatenare il tanto temuto disastro nucleare. Oggi la Terra è una landa inospitale, popolata da sparuti gruppi di sopravvissuti. Le piogge chimiche hanno suscitato orde di zombie cannibali e i residui di un'umanità imbarbarita saccheggiano il pianeta senza curarsi di celebrare il Natale, la Pasqua e neppure il primo maggio. Ma in qualcuno dei bambini sopravvissuti lo spirito della festa in qualche modo resiste e Babbo Natale si sforza di continuare la tradizione nonostante tutto, magari portando in dono armi utili contro i morti viventi e mostrando ai marmocchi come fracassare una testa. Al suo ritorno, però, trova il suo rifugio al Polo Nord devastato da una banda di spietati predoni in stile Mad Max e la sua compagna barbaramente assassinata. Da quel momento fatale, Babbo dichiara che il Natale non esiste più e si lascia andare lungo una china autodistruttiva. Si ubriaca ogni giorno, gira in mutande sulla neve e non si lava neanche più il popò, tanto che una nube di mosche inizia a seguirlo passo passo. Tenta più volte di suicidarsi, tuffandosi nudo in un buco nel ghiaccio, dandosi fuoco con il cherosene, prova persino a impiccarsi con le lucette dell'albero di Natale. Ma niente! Il suo corpaccio non vuole saperne di tirare le cuoia.
I suoi gnomi capiscono l'arcano. È arrivata la lettera di un bambino, l'ultimo che ancora crede in Babbo Natale. E Babbo non potrà morire finché ci sarà un solo bambino a credere in lui. Saputo questo, Babbo decide di prendere il toro per le corna e afferma: «Non vedo l'ora di avere quel frocetto sulle mie ginocchia!» «Sì», dice esattamente così, e parte deciso ad ammazzare l'ultimo frugoletto che ancora crede in lui, in modo da poter poi morire in pace. L'incontro però non è come se l'aspettava, e dopo qualche incomprensione iniziale, Babbo si troverà costretto a rivedere i suoi piani, trasformarsi in un supereroe e affrontare orde di zombie, mutanti ostili e riportare ordine nella comunità umana corrotta, trovando infine anche la sospirata vendetta. Disegnato da un Rick Remender scatenato, a suo agio tra l'effetto splatter e lo stile pupazzesco, l'ultimo Natale ci racconta un Babbo Natale adorabile, un Santa Claus ferito e incazzato che si ubriaca fino a svenire, si lancia in caduta libera come James Bond, grida parolacce, dice cazzo, usa artiglieria pesante, vomita addosso agli gnomi, si spoglia e spacca culi come neanche Charles Bronson nei suoi tempi d'oro. Una storia di Natale fatta per piacere a chi non ama il Natale nelle sue forme più stucchevoli e soprattutto agli amanti del racconto post-apocalittico e zombesco. Ma l'ultimo Natale è soprattutto una miniserie comica, irriverente ma non troppo, che rivisita in modo fumettistico e pop lo status quo del buon genio del Natale. Un altro Babbo Natale fuori dagli schemi, altrettanto violento, ma più malvagio e laido, è sicuramente quello che in tanti ricordano per il leggendario speciale di Lobo, Sangue a Natale, scritto da Kate Giffen e Alan Grant e disegnato da uno strepitoso Simon Beasley. La trama è semplice, come direbbe Frusciante parlando di un film. Il cacciatore di taglie xarniano Lobo, personaggio tamarrissimo e irriducibile, viene assoldato dal coniglio pasquale, ricordiamoci che in America il simbolo della Pasqua è un coniglietto, per fare fuori il suo principale concorrente, Babbo Natale, che in questa versione è noto anche con il nomignolo da malavitoso de Il Frantuma. Lobo accetta e va a stanare il babbo direttamente nel suo covo, facendo strage di elfi in modo terrificante. Il Babbo Natale che ci viene proposto da questo fumetto è una sorta di potente gangster che vive in un rifugio tecnologico e lussuoso, arredato in un modo che, parole di Lobo, sembra un bordello. E che nel tempo libero ci viene suggerito si scopa pure gli elfi. Lobo, Sangue a Natale è un classico che non si può non contare in una lista di letture trasgressive e alternative di Babbo Natale. E poi è imperdibile la scena finale del duello tra i due cattivi ragazzi. Bene. Quindi tu sei il tizio, eh? Babbo Natale, alias Santa Bastardo, Klaus, Chris Kringle, Nick il Sanguinario, il Frantuma. Fa quel che devi, ragazzo. Ma per piacere, chiamami Chris. Oh, signore, questo è il mio coinquilino, Kong. Può offrirti da bere? Non farmi ridere, palla di lardo. Tirati su. È tempo di pagare per un'infanzia miserabile. Al momento non mi sembra molto giusto. Lo è. Mettendoti nei miei panni. Ciao, ciao, coglioni. Va bene. Se sparare a un simbolo mitico disarmato è la sola strada che conosci,
Allora avanti, spara! Non farmi ridere. Questo è semplicemente il modo più veloce per sbrigare la faccenda. Così dici? A me sembra solo una scusa. Certo, se non hai fegato sufficiente per affrontare in un combattimento leale un povero vecchio... Hai fatto male, bello. Ora la tua morte sarà 10 volte più lenta. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight with. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight with you. Where is Santa at his sleigh? And tell me, why is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, Merry, Merry, Merry Christmas. Un altro tassello dell'altra faccia di Babbo Natale è il Babbo Natale erotico. Non è un segreto, esistono tante barzellette a sfondo sessuale con protagonista Babbo Natale. Negli anni riviste come Playboy hanno pubblicato tante strisce, tante vignette in cui compariva Babbo Natale in compagnia delle classiche donnine. Quello che non tutti sanno, però, è che Babbo Natale gode di una grande popolarità nell'ambito dell'illustrazione e del fumetto omoerotico e soprattutto all'interno della comunità degli orsi, i cosiddetti bears. Per orsi, in ambito LGBT, ci si riferisce a una tipologia maschile massiccia, anche cicciotta, pelosa e barbuta. La comunità degli orsi celebra questa figura come oggetto di desiderio e rivendica in sostanza la preferenza per l'uomo della porta accanto, operaio, manovale, operatore ecologico, rispetto allo stereotipo del giovane palestrato, flessuoso e superfigo. Una filosofia di vita che riscrive il concetto di bellezza contrapponendolo a quello patinato e più commerciale. Nel contesto bear, dunque, Babbo Natale è un'icona sexy gettonatissima e alcune delle immagini che ora mostrerò saranno necessariamente censurate, altrimenti YouTube mi sbatte fuori a calci in culo anche se è Natale. Solo per fare qualche esempio abbiamo le illustrazioni di Di Choi, giovane artista neozelandese che propone immagini di San Nicolino imponenti, con occhi luminosi, piene di piercing e altre cose che, se vorrete, vi andrete a cercare da soli. Nell'ambito del fumetto gay si segnala Logan Kowalski, autore tra le altre cose di Santa Claus Erotic Adventures, delle storie brevi e mute dove un giocondo babbone ci dà dentro come Jessica Rizzo nei suoi film con altri omacci villosi come lui. Non si contano le vignette dissacranti ed erotizzate che spaziano dal giocoso all'hard piuttosto, tutte con protagonista il babbo e le sue curve. Ci sono anche versioni bondage, sadomaso, con un Babbo Natale nel ruolo di master o di slave. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Il nostro babbone preferito non si fa mancare proprio nulla. Per concludere, un consiglio per un regalo lo voglio fare anch'io. Non c'entra Santa Claus, ma il Natale sì. Si tratta di Canto di Natale Zombie, un volume uscito qualche anno fa tra l'indifferenza generale. Invece è un fumetto davvero interessante. È un prodotto Marvel, ma non ha niente a che vedere con la linea Marvel Zombie, anche se hanno provato a farlo credere. È una divertente riscrittura del classico di Charles Dickens, adattato da Jim McCann e disegnato da David Baldion. La storia della redenzione dell'avaro Ebenezer Scrooge, che in questo caso, anziché degli spettri, riceve la visita di particolarissimi zombie, che tra l'altro in quella vigilia di Natale stanno assediando Londra. Seguendo la tradizione zombesca romeriana, il morto vivente, qui, è espressione di disagio e di disparità sociale, tema che va a nozze con l'argomento del Canto di Natale di Dickens.
Quello che può sembrare una stronzata, invece, è un fumetto particolare, divertente, molto interessante e potrebbe essere un bellissimo regalo per qualcuno che ama la nona arte. Buone feste, quindi, ma soprattutto difendete i vostri sogni, sempre, a un altro quando. You better watch out, you better not cry, you better not, but I'm telling you why. Santa Claus has come to town. You better watch out, you better not cry, you better not, but I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, taking it twice. Gonna have a towel's night of nights. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been back for good. So be good for good. Santa Claus is coming.